un'associazione che a noi sta molto a cuore, Rinascita Vita, e noi abbiamo dato qui uno stand grazie per lavorare molto di più. Questa è una signora eccezionale che fa qualche cosa di veramente molto importante per il territorio genovese, non solo. Lascerei la parola a lei perché per dire qual è il discorso, lo scopo dell'associazione, perché secondo noi insomma è importante dare una mano, e invito tutti i genovesi a essere presenti in questa manifestazione, che non è soltanto una manifestazione enogastronomica, ma è una manifestazione che ha risvolte di altro tipo. Quindi vi invito che oggi fino alle 10 noi saremo qui, si possono gustare prodotti enogastronomici calabresi, c'è la cucina anche calabrese, e uno può pochissimo avere un pasto importante con uno chef di rilievo che è Enzo Barbieri. Signora Paola. Lui dopo un pasto fatto qua, come è stato raccontato, abbiamo il caffè, che è buonissimo, grazie al caffè chiediamo un'offerta, perché il nostro obiettivo è comprare un attrezzo riabilitativo per i nostri ragazzi. Siamo l'associazione Rinascita Vita, presente sul territorio da 40 anni, fondata dalla nostra famiglia, allo scopo di aiutare il nostro fratello, ed è diventato un aiuto per tutto il territorio. In questi 40 anni abbiamo seguito circa 4.000 genovesi e abbiamo fatto in modo che queste famiglie non andassero in giro per l'Italia a cercare centri che a Genova non c'erano. Siamo a San Pier d'Arena, forniamo tutti i servizi riabilitativi e sociali per tutte le persone che subiscono le cerebrolesioni. Quindi venite a prendere il caffè, mi raccomando. Dire qualcosa, signora? Facciamo dire qualcosa alla signora. Allora, noi siamo orgogliosi di essere qui, ringraziamo l'organizzazione per averci invitato, l'AIC soprattutto, di cui facciamo parte, e noi abbiamo portato il nostro prodotto d'eccellenza, che viene dal Parco Nazionale del Pollino, quindi ci troviamo ai confini con la Basilicata, il primo paese della Calabria sull'autostrada del Mediterraneo, e niente, è il nostro prodotto d'eccellenza. La particolarità di questo fagiolo poverello bianco è che ha il tegumento molto sottile e quindi è di facile digeribilità e di facile cottura rispetto agli altri legumi. Ha un valore proteico elevato, è ricco di fibre, e quindi noi lo consigliamo anche a chi ha problemi di stomaco. Di solito chi soffre di colite lo può mangiare benissimo perché è testato, ai bambini che non va passato con il passatutto, di solito per far mangiare i legumi ai bambini, e quindi noi lo consigliamo. È un prodotto bio, è un presidio slow food, quindi oltre ad avere i nostri controlli che di solito facciamo, abbiamo anche i controlli di slow food, e quindi è una garanzia in più per il consumatore. Grazie. Volevo assaggiare? Thank you.